Questa storia è dedicata a tutti gli incompresi del mondo, quelli che vorrebbero il dialogo ma non trovano le parole, né persone disposte ad ascoltare. L'ho già detto e lo ripeterò, la pace si ottiene solo con le armi. Le munizioni migliori si trovano in biblioteca, perché chi impugna una pistola non è libero, ma chi ha in mano un libro è disarmante. Aggiungendo una E al libro si ottiene libero. Per questo la tecnologia ha portato agli ebook. Si risparmia la morte a qualche albero, anche se io preferisco il vecchio look. Dicono che i libri sono cibo per la mente. Leggere stimola fantasia ed intelletto. Anche l'eremita o chi non vale niente, leggendo si riempie di un mare d'affetto. Ed è proprio così che firmavo la dedica a tutti coloro a cui davo il mio libro, come se quel mare ove girate l'elica fosse ad ogni onda l'ennesimo cribro, un esame al vaglio di quei marinai che vanno alla deriva per amor d'avventura, lontano dal branco ed il suo via vai, che si avventura nell'amor deriva di paura. Mi hanno sempre affascinato le persone sole, che restano in disparte o in silenzio, all'ombra dell'ombra di un bellissimo sole, insensata assenza o presenza d'assenzio. Si dice che l'assenzio sia la bevanda dei poeti, ma dicono anche che si ricavi da certe droghe. Bevetelo voi che del branco vi credete i profeti, seghe mentali per intolleranti ed ingiuste toghe. Ho visto l'ignoranza in gente che ha studiato, ma l'educazione per avarizia ed egoismo. Io che sono ignorante, ma ho più volte provato, senza telescopi, ad avvicinarmi al cosmo. Capire le stelle ma senza cartomanti, capirne lo spirito, apprezzarne il fantasma. Non è vero che sono l'occhio di Dio e dei santi, ma possono cambiare te e il tuo carisma. Basta osservarle nella notte giusta, notte di San Lorenzo o notte di Natale, quando ogni meteora lascia la pista, incendiandosi senza sentire male. Al contatto con l'atmosfera, la meteora finisce la sua corsa. Non esiste più, eppure un attimo fa c'era, metafora della vita e della folle corsa. Stanotte mi arrampico al più alto dei miei sogni. Si staglia 6 volte la distanza terra-luna. Apro le braccia come Da Vinci nei suoi disegni e provo a volare senza paura alcuna. Sognatore perso nel mondo che ha creato, solitario vincente che perdendo ha messo a nudo. Non sei niente e lo schianto non avrà boato, e sul foglio che hai lasciato passo e chiudo.